possiamo partire. Innanzitutto, buongiorno e benvenuti. Io sono Luca Benaglio e faccio parte del Dipartimento Commerciale di ACAB. Di che cosa parleremo in questo webinar? E come si evince dal titolo, parleremo della gestione in maniera efficace ed efficiente delle reti dei vostri clienti. Proviamo a dare una rapida occhiata all'agenda. Vedremo qual è lo stato dell'arte e le criticità che ad oggi sono presenti nella gestione delle diverse reti, dei diversi scenari dei vostri clienti. Faremo un breve punto su qual è la percezione dei vostri clienti, degli utenti finali, sulla gestione della loro infrastruttura versus la vostra percezione in qualità di erogatori del servizio. Cosa accade oggi e come si potrebbe fare meglio buttando, perché no, un occhio al margine. Al termine faremo poi una demo live sul prodotto che, inutile nasconderci, è protagonista di questo webinar e che è Obit. Prima di proseguire vi invito a dare un occhio alla sezione domande che troverete all'interno del vostro tool del webinar. Fate senza indugi tutte le domande tramite la chat. Al termine del mio racconto, della mia presentazione, entreremo poi nel merito di tutte le domande. Prima di partire, però, proprio per capire, chi sta partecipando a questo webinar, vorrei porvi una domanda. Vorrei capire per voi com'è, la gestione delle reti dei vostri clienti. Dovreste stare vedendo un questionario, un pool. La domanda è molto chiara: ritenete che la gestione delle reti dei vostri clienti sia e avete un grado di complessità? Potrebbe anche essere che non stiate gestendo le reti dei vostri clienti perché è una tipologia di business che non vi interessa, e in tal caso, senza indugio, anche qua scegliete l'ultima delle possibili risposte. Do ancora qualche secondo perché vedo che state continuando a rispondere, il flusso delle risposte non è terminato, quindi do ancora qualche secondo. Diciamo che termino il sondaggio tra 5 secondi. Diamo ancora la possibilità a chi non ha ancora risposto di farlo. Va bene, vedo che il flusso delle risposte è terminato, quindi blocco il sondaggio e vi faccio, come dire, condivido con voi ciò che è emerso. Allora, quello che è emerso, dovreste star vedendo i risultati, è che sostanzialmente per la maggior parte di voi collegati al webinar la gestione delle reti dei clienti è molto complessa o complessa. Una minor parte, un quarto di voi collegati ha detto che secondo lui è semplice la gestione, mentre una minima parte addirittura non gestisce le reti dei clienti. E effettivamente diciamo che quello che abbiamo appena visto, come dire, è abbastanza concorde con quanto emerso da un sondaggio che ha fatto Ovic a livello globale su tutti i propri clienti. Quello che è emerso è proprio questo, che gestire le reti dei propri clienti sia un qualcosa di complesso, di complicato. Questo per una serie di motivi. Innanzitutto ci sono troppe cose, ovvero troppi brand, troppe interfacce da gestire legate al brand. Troppe tecnologie sul mercato con cui doverci confrontare e da dover gestire. Tutto questo comporta il fatto che non ci sia una documentazione uniforme su quello che è l'utilizzo, la manutenzione e la gestione di tutti gli apparati. Per non parlare del lavoro molto manuale che c'è dietro una gestione di una certa qualità di una rete e ovviamente una quantità infinita di formazioni, certificati, corsi a cui dover partecipare. Queste sono un po' le criticità che sono emerse relativamente alla gestione delle reti. E
E effettivamente la più grande complessità è quella relativa appunto alla diversità, al fatto che se continuiamo a dare un'occhiata ed estrapolare dati dal questionario che ha posto OVIC, vediamo che quasi i tre quarti degli MSP che sono stati intervistati gestisce nella migliore delle ipotesi quattro brand diversi, se non addirittura di più, quindi scelgo un router Cisco, il firewall di un'altra marca, l'access point Ubiquiti, e poi abbiamo Netgear, HP, abbiamo una serie di produttori che dobbiamo andare a conoscere, gestire, quindi per i quali formarci e chi più ne ha più ne metta. Proviamo a entrare un attimo nel merito di questa complessità a livello di player sul mercato. E questa è un po' la suddivisione di quello che è il business a livello di device per quanto riguarda il network, quindi la rete. Moltissimi nomi, certamente voi che siete collegati li conoscete. Proviamo a tirare qualche conclusione. Vediamo che i top 9 vendor presenti sul mercato coprono l'80% dei dispositivi venduti e presenti sul territorio. Però è altrettanto vero che per ogni tipologia di apparato, un router, un firewall, un WiFi controller, scegliete voi quale esempio fare, per ogni nicchia, per ogni tipologia di apparato, abbiamo una marea di produttori grandi, piccoli, di medie dimensioni, che si affacciano sul mercato con la loro proposta, andando quindi a aumentare quella che è la complessità e la formazione che deve esserci dietro la scelta che voi andate a fare. Vi invito a focalizzarvi su un altro punto che di fatto è, in altre parole, il concetto che ho già espresso. Se è vero che il primo top player, quindi il primo fornitore, il primo vendor di device legati alla rete è Cisco, è altrettanto vero che il secondo, in termini di percentuale su questo graficatore che stiamo vedendo è altri, cioè ci sono veramente un'infinità di vendor che propongono sul mercato il loro dispositivo che, come detto, richiede formazione, comprensione di quello che si sta proponendo, valutazioni economiche ma anche tecniche, e tutto questo genera inevitabilmente complessità. Vediamo se, come dire, vi rispecchiate in quello che vi sto per dire e far vedere. Come dice il titolo, all'inizio è tutto perfetto. Abbiamo creato i nostri cablaggi, è tutto perfettamente cablato, abbiamo tutto sotto controllo. Iniziamo a fare un passo successivo, che è quello della gestione degli indirizzi IP, quindi teniamo sotto controllo tutti quelli che sono i collegamenti e, come dire, per i più, qua c'è scritto meticolosi, io magari userei un altro termine, però rende l'idea anche meticolosi. Iniziamo proprio visivamente a crearci i collegamenti, quindi i collegamenti delle porte di switch, cosa si è collegato a cosa. Diciamo che arrivati a questo punto, una volta terminato questo lavoro, molto probabilmente il lavoro stesso è già vecchio, è già obsoleto, perché nel frattempo qualcosa è stato modificato. Qualcosa è stato modificato specialmente se voi non siete gli unici interlocutori dei vostri clienti, o detto in maniera ancora più diretta, non siete gli unici a mettere le mani all'interno di quella data rete. Quindi avete fatto tutto un lavoro di una certa qualità, che però rischia di essere già vecchio, quindi deve essere continuamente aggiornato con conseguente investimento di tempo. Ripeto, a maggior ragione se non siete gli unici a gestire l'ambito IT, l'ambito informatico del vostro cliente. E questo però è abbastanza pericoloso, perché ricordiamoci una cosa: il cliente, i vostri clienti, vogliono tendenzialmente una cosa e pagano per quello. Quello che vogliono è fare il proprio business, poter lavorare con continuità e quindi fare soldi con quello che sanno fare meglio, che è appunto il loro lavoro.
E la rete però al mondo d'oggi serve proprio per questo. La rete è una parte vitale, come del resto altri apparati all'interno di una classica azienda. Anche la rete è determinante per fare in modo che il vostro cliente possa proseguire il proprio lavoro con continuità e quindi fare il proprio business. Anche perché se questo non succede, e qua sono abbastanza certo che siate d'accordo con me, se qualcosa non va il vostro cliente vi chiama e vi dà una serie di informazioni che, diciamocelo, a voi a livello di troubleshooting e gestione delle problematiche, come dire, sono informazioni abbastanza inutili. Sì, va bene, vi hanno spiegato che il problema è sulla stampante che stampa male, piuttosto che sulla possibilità, l'incapacità di navigare su internet, punto. Le informazioni che loro vi forniscono sono queste. Anche qua vorrei fare un, come dire, penso ad alta voce, faccio con voi questo ragionamento, sempre relativo al fatto che il cliente vi chiami quando ci sono dei problemi. Voi che siete qua collegati, quasi certamente sapete che differenza c'è tra un server, una postazione di lavoro, a cosa serve un firewall, un router, una stampante, un UPS e via dicendo. Ma la domanda che ci dovremmo porre è se il vostro cliente sa queste differenze. E la risposta è inevitabilmente no. Il cliente non ha la minima idea di quali siano le differenze tra tutti questi dispositivi che io ho menzionato. Per lui è tutto in quel calderone chiamato informatica e per il quale siete voi, presumibilmente, i responsabili e le persone che dovete gestire e risolvere il problema. A lui non interessa, lui percepisce voi come interlocutore per risolvere qualunque problema relativo a queste tematiche. E com'è la gestione oggi? Beh, se state già utilizzando una soluzione di remote monitoring and management, quindi una soluzione di gestione proattiva degli apparati dei vostri clienti, quello che fate è la gestione di tutto ciò che è relativo a server, postazioni di lavoro, PC, stampanti. Però attenzione che quello che si aspetta il cliente da voi comprende anche tutto ciò che è legato alla rete e dal suo funzionamento. E quindi abbiamo una fetta come dire, di apparati, di situazioni, di potenziali problematiche che oggi non stiamo gestendo in maniera automatizzata, in maniera proattiva, in maniera tale per cui eventuali problemi possono essere prevenuti o risolti per tempo. A questo punto sono due le strade che voi vi trovate davanti, che potete scegliere. La prima è quella di non intervenire. Avete fatto una scelta di business per la quale la gestione degli apparati di rete, del funzionamento del networking del vostro cliente non sia di vostra competenza e quindi decidete di non intervenire. Decisione, scenario lecito, però attenzione che bisogna essere consapevoli di determinate criticità. La prima potrebbe essere quella per la quale il cliente non sia troppo contento di questa vostra reazione, di questa vostra risposta. Un fatto è che se il problema c'è e decidete voi di non risolverlo, di non metterci mano e lasciate questo business a qualcun altro, sarà qualcun altro a prendersi in carico la risoluzione del problema legato alla rete, con un ennesimo rischio. E questo qualcun altro che decide di risolvere il problema legato alla rete e ha messo un piede dentro al vostro cliente. E ci potrebbe essere il rischio che il cliente, soddisfatto da questo intervento, decida di spostare altre gestioni a questo nuovo interlocutore. Di conseguenza, siete voi ad andare a rischiare di perdere il vostro business. Oppure c'è la seconda strada che, come immagino, stiate già immaginando, è quella di intervenire per risolvere il problema legato alla rete. Proviamo a vedere oggi come si interviene in problemi legati alla rete. A nostro avviso ci sono due macro aree che
che meritano di essere valutate. La prima è quella relativa alle competenze specifiche che nel corso degli anni voi avete ottenuto, e poi una seconda, però da non sottovalutare, che è quella relativa ai tool che poi praticamente dovete andare ad utilizzare per la risoluzione del problema. La prima parte è relativa alle competenze, diciamo che come primo punto porta conseguentemente all'argomento di formazione e certificazione. La domanda che ci si dovrebbe porre è: chi paga queste certificazioni? La certificazione Meraki che è stata fatta dal vostro tecnico, chi l'ha pagata? Quanto tempo è stato investito? Fatta quella certificazione, si è a posto o ci saranno altre cose da dover studiare per le quali certificarsi o frequentare dei corsi? Un'altra soluzione potrebbe essere quella di portarsi in casa, di assumere, di ingaggiare quello che mi piace definire il super tecnico, quindi colui che sa tutto a livello di procedure dei vari dispositivi e o dei vari clienti e sa quindi il classico super tecnico che sa risolvere ogni situazione. Però, come dire, anche qua il problema rischia di essere rimandato, perché lui è vero che sa tutto, ma anche qua rischiamo di avere un costo a livello di formazione perenne. E inoltre ipotizziamo che questo super tecnico a un certo punto venga ingaggiato da un vostro concorrente e non c'è stata una gestione efficace di tutto ciò che è procedure e documentazione, permettetemi la menzione ad esempio del nostro IT Blue che serve proprio per quello, cosa succede nel momento in cui questa persona va via? Rischiamo di dover ripartire da capo o, nella peggiore delle ipotesi, di non essere in grado di dare risposte soddisfacenti ai nostri clienti. Fatto il punto 1, fatto il punto 2, voi potete dire: è vero Luca, tutto questo ha ha un costo sia in termini di tempo, e quindi sono soldi, che in termini di soldi appunto direttamente per fare il corso Cisco, fare la certificazione Meraki, eccetera, eccetera, io mi faccio strapagare dal cliente. La mia tariffa oraria, la mia tariffa di intervento, il mio canone saranno di un certo livello. Lecito, anche qua è una cosa che può funzionare, ma attenzione, perché il cliente potrebbe non essere contento. Il cliente potrebbe essere non contento perché il rischio è che non percepisca quanto voi stiate facendo per lui. E quindi, a parità di cose sconosciute per lui, andrà a cercare la cosa sconosciuta che costa meno, quindi proverà a cercare lo stesso risultato pagando di meno. È chiaro che poi il risultato magari che otterrà pagando meno non sarà lo stesso, ma lui tanto rischia di non percepirlo. Quindi attenzione anche a questo concetto: investo tantissimo in formazione e in contenuti, e tanto ribalto tutto sul cliente in termini di costi. Fatto questo, proviamo ad addentrarci nella gestione pratica, quindi effettivamente c'è un problema, come andiamo a risolverlo? E prima di risolvere il problema ci sono un paio di cose che dobbiamo capire. Su quale brand è il problema? Cioè, su quale marca è il problema? Come? Quanto tempo investiamo per capire questa informazione, quanto tempo abbiamo fisicamente investito? Ed ancora, abbiamo capito che il problema è sullo switch di quella data marca. Come ci comportiamo? Qual è il tool che utilizziamo? Entriamo all'interno del tool di Meraki, ad esempio. Come si opera all'interno di quel tool? Allo stesso modo si opera nella GUI di Ubiquiti? Come dire, sono tutte cose, sono tutti problemi. In realtà non sono problemi, però sono tutte azioni che richiedono del tempo e che vanno a creare una certa complessità. Come vedete, ripeto, la domanda di quanto tempo possa andare via in questa tipologia di gestione degli apparati. Ultimo, ma non ultimo, e torniamo quindi a tutto quello che ci siamo detti prima, è relativo alla formazione e alle competenze che inevitabilmente dobbiamo mantenere a un certo livello per poter garantire una tipologia di servizio. La domanda che ci dobbiamo porre è: chi sa fare tutto? Chi sa fare cosa e attenzione a come lo
gestiamo. In questo scenario di complessità rientra appunto OVIC. Che cos'è OVIC? OVIC è una soluzione che vi fornisce, e poi dopo lo vedremo, in tempo reale, quindi in real time, una visibilità su tutti i dispositivi che sono affacciati alla rete del vostro cliente, mostrandovi effettivamente i collegamenti, la loro configurazione a livello di dispositivo e il relativo monitoraggio. Tutto questo viene fatto automaticamente. Un paio di parole più dettagliate su come opera OVIC. Allora, partiamo da un collector, una sonda che noi andiamo ad installare all'interno della rete del cliente. Questa sonda fa un primo giro per rilevare tutto ciò che appunto è affacciato alla rete e ne crea una effettiva mappa. Poi vedremo anche la mappa. I dati che vengono rilevati, vengono spostati all'interno del cloud di OVIC tramite una crittografia dei dati, quindi a livello di sicurezza i dati sono protetti e inaccessibili. A questo cloud noi possiamo accedere tramite la console di gestione per MSP di OVIC. Quindi questo è un po' il funzionamento. Cosa possiamo fare con OVIC? Parlavamo di monitoraggio real time. Che cosa significa? Che possiamo costantemente, in maniera automatica, monitorare e tenere sotto controllo i principali device che sono appunto presenti nella rete: switch, firewall, router, giusto per dare qualche esempio di apparati che sono parte attiva alla rete, ma anche tutto ciò che non è strettamente legato al funzionamento della rete, ma che comunque per un motivo o per l'altro vi è affacciato. Tutto questo, come detto, tramite un'unica console di gestione e, punto molto importante, indipendentemente dal brand del produttore. Stiamo parlando di oltre al momento oltre 15.000 modelli gestiti provenienti da circa 700 produttori. Quindi andiamo a dimenticarci il concetto di dipendenza da ogni brand, da ogni prodotto. Il monitoraggio è costante ed automatico e quindi nel momento in cui qualcosa viene aggiunto alla rete da voi o soprattutto, visto che questa rischia di essere una forte problematica, da qualcun altro che ha messo mano alla rete e se qualcosa viene aggiunto, la sonda, il collector lo rileverà e modificherà di conseguenza tutto ciò che è la mappatura della rete all'interno del vostro cliente. Diciamo che in altri termini, OVIC va direttamente a rispondere a domande, problematiche, quali cosa sta funzionando e cosa no all'interno della rete, quale dispositivo apparato mi sta facendo da tappo e sta creando dei problemi. Qualcun altro oltre a me ha installato, ha messo le mani, ha fatto qualcosa all'interno della rete? Ecco, se queste domande sono domande che vi trovate a dover gestire, alle quali dare risposta spesso, ecco che con OVIC andiamo ad ottimizzare la possibilità di dare delle risposte puntuali e specifiche a queste domande. Abbiamo detto che al lancio del collector viene creata una mappa della rete. Poi lo vedremo durante la demo, ma prima voglio darvi dei punti chiave su quello che avviene grazie a questa mappa. Allora, innanzitutto possiamo avere delle informazioni che a me piace definire senza clic, ovvero semplicemente spostandomi col mouse sopra un dispositivo o una connessione, io inizio ad avere delle informazioni specifiche, quindi che tipologia, ad esempio, che tipologia di connessione c'è tra quel dispositivo e tra quello switch e quella postazione di lavoro, cioè piuttosto che cosa è collegato in wifi, piuttosto che cosa è collegato via cavo, come viene gestita la banda e con quali configurazioni. Tutto questo tramite una serie di alert che io posso andare ad impostare per appunto tenere sotto controllo a immagine e somiglianza del mio modo di lavorare tutto quello che è legato alla rete del cliente.
Ho anche una chiara overview di quelle che sono il traffico e le performance, sia della rete in toto che degli specifici apparati, apparati ai quali posso salvare la configurazione. L'idea è che ogni configurazione che venga fatta o venga modificata all'interno di un dato dispositivo sia salvata e a disposizione, pronta all'uso in caso di specifici problemi. Ultimo, ma non certo per importanza, è il fatto che con Orbix si possa accedere da remoto al dispositivo indipendentemente dal dispositivo in questione, cioè che il dispositivo sia uno switch, un router, una stampante, un prodotto di Ubiquiti, un prodotto Meraki, noi tramite Orbix direttamente possiamo aprire un tunnel ed accedere al dispositivo. Questo è quello che possiamo fare. E voglio anche farvelo vedere, quindi diciamo che non indugiamo oltre e entriamo all'interno dello strumento. Datemi un secondo in modo da poter farvi vedere. Poi vedremo anche questa KB che state vedendo, ma prima entriamo all'interno della console. La console che vi farò vedere è una console demo, quindi è realistica, ma non è in produzione da nessuna parte. Quello che state vedendo è l'accesso alla console, quindi email come username per accedere, password. Io non ho attivo quello che vi sto per dire, ma voi potrete attivare l'autenticazione a due fattori, quindi avere un ulteriore livello di sicurezza. Dicevo, io non ce l'ho attivo, quindi effettuo senza indugi l'accesso. Ok. Sono all'interno della console, essendo come dicevo, una versione demo. C'è un'altra schermata, la prima schermata che secondo me merita molta attenzione, che non posso farvi vedere se non tramite la presentazione. Voi entrando all'interno della console di Ovica, come prima cosa vi trovate davanti ciò che state vedendo adesso, ovvero una mappa in questo caso del Nord Italia, dipende da dove siano collocati i vostri clienti. Suddivisa appunto per le sonde, per i collector che sono installati dai vostri clienti. Quindi a primo d'occhio potete vedere quanti dispositivi sono attualmente monitorati da voi tramite Ovica, ed è il numero in bianco che vedete, e quanti eventuali alert, criticità, problematiche ci sono sul dato cliente. Quindi questa è la prima schermata che vi ritroverete di fronte una volta effettuato l'accesso. Torniamo alla versione di demo. Qua a sinistra, in questo elenco, che in questo momento è ben scarno, però proprio perché non abbiamo clienti attivi, qua troverete l'elenco di tutti i vostri clienti. Fatemi selezionare la sede su cui voglio fare delle azioni del troubleshooting, in questo caso appunto la Sandbox Acad, che è la versione di demo, e come vedete vi ritrovate davanti una mappatura, quindi un disegno grafico visivo di quella che è l'infrastruttura a livello di rete del vostro cliente. Immaginate questo per ogni vostro singolo cliente una volta selezionato. Quindi selezionate il cliente e una volta che il collector è attivo, automaticamente vedrete generata questa mappa. Questa prima sezione del cliente si divide in due macro aree, la prima che è appunto quella della mappa e la seconda che è quella relativa a un overview generale dello stato di salute della rete del vostro cliente in quel dato momento. Due parole su entrambe. Torniamo sulla mappa. Vi dicevo che spostandovi col mouse semplicemente sopra le connessioni piuttosto che sugli apparati, iniziate ad avere una serie di prime informazioni mi possono essere utili per capire dove stia un dato problema. Io mi sono appoggiato su questo firewall, ad esempio,
Vediamo quali sono gli indirizzi IP a lui abbinati, vediamo se lo stato del dispositivo è funzionante o meno. E la stessa cosa vale tendenzialmente per tutti i dispositivi che la sonda ha raccolto e messo all'interno della mappa. Nella parte sottostante invece abbiamo una prima dashboard, come dicevo, generale sui dispositivi presenti. Quali dispositivi sono presenti, qual è l'utilizzo di risorse di questi dispositivi, se ci sono degli alert aperti per quel dato cliente e di che tipologia, con quale criticità. E ancora, altra cosa, a mio avviso, molto interessante, è se sono state rilevate delle configurazioni non corrette. Qua vediamo che sono state rilevate appunto due configurazioni che non sono corrette. Cliccandoci sopra, entro nel dettaglio e capisco quali siano le problematiche. Cioè, in due clic posso già fare azioni per andare a risolvere determinate problematiche. Proviamo ora a cliccare su un dispositivo e vedere cosa, possiamo fare all'interno del dispositivo e quali informazioni, otteniamo. Clicco su, questo switch e, come vedete, già, senza fare ulteriori azioni, nella parte sinistra ho delle informazioni che possono essermi molto utili. Marca modello del dispositivo, serial number, apro e chiudo parentesi, serial number, informazione molto interessante per la gestione, delle scadenze, delle garanzie, ad esempio, la versione del software installata, la versione del firmware, lo stato e anche qua, inizio ad avere un controllo del dispositivo in termini, ad esempio, di alert aperti sul dispositivo. In questo caso vedo che ci sono 17 alert di alta criticità. Cliccandoci sopra ho l'elenco degli alert e, come dire, di quello che è la problematica che la sonda mi sta segnalando. Ho poi una serie di informazioni relative all'utilizzo della banda, che posso quindi andare a utilizzare per fare appunto troubleshooting e risoluzione dei problemi. Cos'altro posso fare da qua? Allora, vi dicevo che si può effettuare l'accesso da remoto al dispositivo e ve lo faccio anche vedere. Come vedete, semplicemente appoggiando su Remote Management il mouse, mi viene data la possibilità di aprire un tunnel o di accedere. Tunnel, vedete, mi vengono chieste le informazioni di accesso. A questo punto io da remoto posso entrare all'interno del dispositivo e fare tutte le azioni che reputo siano utili per la risoluzione del problema. Posso anche andare a gestire tutte quelle che sono le configurazioni passate che ho fatto sul dispositivo. Semplicemente proviamo a prendere un altro dispositivo. Come vedete, entrando in configurazioni, ho presente la versione, la configurazione abbinata al dispositivo che è attualmente attiva, che è currently running, come dice il termine. Qua ho solo una configurazione. Dovessi adesso modificare, e non posso proprio perché è una versione di demo, in qualche dato, in qualche contenuto all'interno della configurazione, mi ritroverai ad avere un nuovo salvataggio, un nuovo backup della configurazione, pur sapendo che la precedente, quella di novembre 2018, mi è comunque disponibile. Potrei inoltre, col tasto Compare, comparare le due configurazioni. Sostanzialmente Ovic andrebbe a evidenziarmi quali sono le differenze tra le due. Quindi facciamo un esempio pratico. Ho fatto una nuova configurazione a un dato dispositivo. Questa nuova configurazione evidentemente mi dà dei problemi e il dispositivo non sta performando come dovrebbe. Cosa faccio? Torno innanzitutto alla precedente e poi faccio una comparazione tra le due per vedere quale sia il problema. Ripeto, indipendentemente da marca e modello del dispositivo. Ultima cosa che voglio farvi vedere all'interno di questo dispositivo è quella relativa alle informazioni in tempi diversi da ora. Ad
Cosa intendo? Facciamo un esempio pratico. Vi sarà sicuramente successo di ricevere una telefonata, una comunicazione da un vostro cliente che vi dice: Luca, sai che c'è? Settimana scorsa la rete era lenta, il gestionale era molto lento. E ho capito perché me lo dice solo oggi. E perché non avevo tempo allora, però te lo sto comunicando adesso. Adesso il problema sembra risolto, ma una settimana fa era tutto lento in azienda. Torniamo alle tipologie di segnalazioni che abbiamo visto all'inizio. Fare troubleshooting su una cosa avvenuta nel passato può essere difficoltoso. Con Ovic abbiamo la possibilità di tornare nel passato. Come vedete, abbiamo una serie di parametri indietro nel tempo preconfigurati, oppure abbiamo la possibilità di customizzare le date per le quali vogliamo avere le informazioni. Io faccio last week in questo caso. Se torniamo alla dashboard, tutte le informazioni che stiamo vedendo, come potete vedere dalle date presenti, sono relative al periodo che va dal 28 marzo al 3 aprile, cioè sappiamo qual era lo stato di salute della rete nel periodo precedente o quantomeno attuale a quando c'è stata fatta la segnalazione. Diciamo che anche questo è un plus abbastanza interessante. Un'altra delle cose che vi ho sottolineato durante la presentazione è quella relativa al fatto che con Ovic possiamo andare a monitorare e gestire gli apparati parte attiva della rete, ma possiamo anche andare a monitorare tutto ciò che è semplicemente affacciato alla rete, ad esempio una stampante. Proviamo a vedere cosa possiamo vedere di una stampante. Barra di ricerca, mi vengono evidenziate le stampanti disponibili. Clicco su una e anche qua abbiamo una serie di informazioni a livello di dispositivo, marca, modello, tipologia di dispositivo, eventuali warning presenti sul dispositivo e qua clicco per darvi l'idea di quello di cui stiamo parlando, cioè mi viene segnalato che il toner del ciano è prossimo a terminare, siamo sotto il 20%. Anche qua, anche in questo caso, posso effettuare l'accesso che mi viene impedito al dispositivo e quindi, indipendentemente, ripeto, da marca e modello, effettuare le mie azioni. Un'altra cosa che secondo me è interessante da mostrarvi, indipendentemente dalla tipologia di dispositivi parte attiva della rete, è tutto ciò che è legato a un'infrastruttura virtuale. Quindi clicco sull'hypervisor che sono andato a cercare e che ho trovato, e anche qua abbiamo una serie di informazioni interessanti da quanto l'infrastruttura virtuale è in uptime, sta funzionando, quante virtual machine sono presenti all'interno dell'infrastruttura e cliccando sopra le 40 virtual machine, in questo caso, che mi sono state evidenziate, avere la possibilità di vedere lo stato di queste macchine, quali siano accese, quali siano spente, qual è la RAM allocata, qual è lo spazio occupato, eccetera, eccetera. Cioè ho una serie di informazioni relative anche al VMware che è installato dal cliente. Questo è quello che è Ovic in termini pratici, come dire, detto in qualche minuto. Mi fermo qua a livello di demo, qua secondo me emergeranno delle domande, che sia online che offline, potremmo andare a evadere. Torniamo dunque alla mia presentazione. Proviamo a fare un recap di quello che è Ovic. Abbiamo detto che Ovic ti dà la visibilità e quindi ti aiuta a gestire l'infrastruttura di rete del tuo cliente nello stesso modo in cui oggi state gestendo endpoint e server con una soluzione di remote monitoring and management, se la state utilizzando. E quindi in maniera automatica, intelligente e universale, indipendente dai brand che sono presenti sul mercato. Approfondiamo un qualche vantaggio della proposta di Ovic per voi. Allora, innanzitutto i prezzi non sono pubblici. I prezzi, che non vedremo ovviamente in questo webinar, ma che poi andremo ad approfondire nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sono dedicati agli MSP, prezzi con i quali voi andrete quindi a creare il vostro personale servizio per il vostro cliente.
Scegliete voi quanti agent andare ad attivare e dove installarli. Gli agent che attiverete saranno idealmente nella vostra borsa degli attrezzi. Deciderete voi dove andare ad utilizzarli e in quale modo. Superate ciò che avete attivato, vi verrà addebitato mensilmente il sovrautilizzo, appunto. Non andate in sovrautilizzo, nulla in più vi verrà addebitato. Abbiamo detto esserci un'unica console di gestione per tutti gli apparati, sia quelli parte attiva, switch, firewall, router, wifi controller, che ciò che è semplicemente affacciato alla rete, con una piccola differenza. Switch, firewall, router e wifi controller sono a pagamento, ma il resto del mondo che potete andare a gestire e monitorare con Ovic no. È per voi, erogatori di servizio, per voi MSP, gratuito. Come possiamo proporlo al nostro cliente? Io provo a darvi una qualche idea, possiamo poi, ripeto, approfondire nei prossimi giorni. Potete vendere il monitoraggio puro di qualsiasi apparato che voi stiate o meno pagando a livello di vostro licensing con Ovica. Potete ad esempio decidere di fare un canone forfettario, un mix ricorrente per dispositivo a fronte del quale voi ovviamente andate a garantire come dire, una tipologia di servizio. Non dimenticate mai che potenzialmente ogni volta che un nuovo dispositivo di rete viene attivato all'interno della rete del cliente, quindi voi siete andati a vendere un nuovo device, potete, anzi dovreste, abbinare a questo device un canone di manutenzione. Canone di manutenzione che aumenta le vostre entrate ricorrenti, ma che andate a gestire a livello di tempo e risorse con un tool, una soluzione che già state utilizzando. Se ricordate, all'inizio ho elencato una serie di criticità che sono molto probabilmente parte della vita di chi gestisce le reti dei propri clienti. Sapere cosa ci sia all'interno di una rete, cosa possa cambiare, quale sia lo stato delle cose, è un qualcosa che serve a voi per gestire nel migliore del modo il vostro cliente, perché le conseguenze di una gestione non ottimale, poi, come dire, tornano sulle vostre spalle. La famosa slide, se qualcosa non va, il cliente chiama. Quindi, concludendo, se non va la rete, non va nulla. Possiamo anche avere i migliori PC, i migliori server, i migliori apparati del mondo, ma se non sono connessi tra di loro e non possono andare sul mondo, non funziona niente, c'è poco da fare. Consapevoli che i clienti stiano affidando a voi di fatto il loro business. Voi potenzialmente siete i direttori tecnici dei vostri clienti. Meglio operate voi, meglio operano loro e meglio va il loro business. La gestione delle reti è un qualcosa di complesso e oneroso che è in carico a voi, in qualità di appunto ideali direttori tecnici dei vostri clienti, e abbiamo visto come Ovic vi possa dare una mano. Secondo me, vi ho incuriosito con questa presentazione, con la demo su Ovic, ma parallelamente vi ho creato delle obiezioni, dei dubbi e delle domande. Provo alcune a farle io in primis, vediamo se già mi sto dando delle risposte. Una prima obiezione potrebbe essere questa: ma io sto appunto già utilizzando un RMM, non posso utilizzare quello anche per la gestione degli apparati di rete? E la risposta è potenzialmente sì, ma sei capace innanzitutto, cioè hai il know-how, la conoscenza, la competenza per farlo, come ad esempio la gestione del protocollo SNMP. È un qualcosa che è nelle tue corde, che sai gestire. E anche se la risposta fosse sì, quanto tempo impiegheresti a mettere in piedi una gestione di questo tipo? E se poi qualcosa cambia? E se poi qualche altro interlocutore del tuo cliente ha messo mani e ha modificato qualcosa, una nuova postazione, un nuovo PC, cambiato lo switch, non lo so, l'esempio può essere, ogni esempio vale. Cosa succede? Il rischio è di ripartire da capo. Morale della fiaba, si può utilizzare l'RMM, attenzione ai costi nascosti e al tempo investito, che potrebbero, come dire, creare dei problemi.
Una seconda obiezione potrebbe essere questa. Sì, ok, non utilizzo le ARMM per questo, ma sto usando altri competitor, altri pseudo poi, competitor, per gestire le reti dei clienti. Va bene, anche qua poniamoci delle domande. È tutto pronto all'uso o va configurato in qualche modo? Il tempo di configurazione è quantificabile? Se è quantificabile, e lo è quantificabile, di quanto tempo investito stiamo parlando? Di quante risorse stiamo parlando? È un qualcosa che disegna, ti crea la mappa della rete in maniera automatica o sei tu che devi metterci mano e quindi hai dei dati e devi creare poi un qualcosa di nitido e magari anche di consegnabile al tuo cliente. Ultima, ma non ultima per importanza, sono soluzioni che sono pensate per chi eroga servizi IT ai propri clienti, cioè hanno una struttura di licensing idonea al modo in cui tu stai lavorando? Chiediamocelo, chiedetevelo. Sono queste le domande da porsi durante una valutazione. Terza e ultima obiezione, e forse qua, come dire, potrei anche avere una risposta polemica all'obiezione, è questa. La soluzione, caro Luca, è cara. Se la soluzione è cara, come dire, sono due gli scenari. Uno, non avete il problema di dover gestire le reti dei vostri clienti. Avete deciso di non farlo esplicitamente, implicitamente. È una cosa che non state gestendo e quindi reputate la soluzione cara. Bene. La seconda è quella che il problema lo avete, dovete gestirlo, ma a mio avviso rischiando qualcosa, lo state non ritenendo importante, state sottovalutando il problema. Se nessuna delle due è valida per voi, allora ovvio che non può essere ritenuto caro. La mia presentazione è finita. Prima di terminare vorrei fare due cose. Uno, farvi vedere una rapida overview di quelli che sono i prossimi eventi in casa ACAB, ma prima porvi un'ultima domanda. Datemi un secondo. La domanda, come vedete, è questa. Avete voglia di approfondire con me, con noi, con ACAB subito l'argomento OVIC? Così forse rispondete di conseguenza e sentiamoci offline per tutti gli approfondimenti commerciali e tecnici. Lascio anche qua qualche secondo per rispondere, poi vi faccio vedere cosa bolle in pentola in casa d'ACAB, quindi i prossimi eventi, e poi entriamo finalmente nel merito delle domande che vedo esserci. Ancora qualche secondo. Ah, mi sta rispondendo. Vedo che avete praticamente risposto tutti, quindi fermo il sondaggio e torniamo ai prossimi eventi ACAB molto rapidamente. Tra i eventi a cui vi invito caldamente a partecipare. Uno, il prossimo 10 aprile. A Milano un'intera giornata dedicata a Webroot, la soluzione di sicurezza che noi distribuiamo ormai da qualche anno. Tramite il link potete vedere l'agenda e il form di registrazione. Dopodiché, Datto Italia a maggio e soprattutto mi viene da dire MSP Day a Riccione il 21 giugno, intera giornata dedicata al mondo dell'MSP. Quali criticità, quali opportunità, qual è la strada da intraprendere? Diciamo che l'obiettivo che si sta avverando è avere centinaia di vostri colleghi all'interno di una stessa aula, quindi networking a manetta. Evento gratuito. Vi potete registrare tramite il seguente link. Vi segnalo invece i prossimi due micro, chiamiamoli così, eventi che faremo, ovvero i Sales Track, saremo a Pistoia l'8 maggio e a Bari il 15. Poste della zona, senza indugi, iscrivetevi, avremo l'opportunità di scambiare due chiacchiere. Andiamo ora alle domande. Una rete con 10 switch e 40 P. Voglio sapere in tempo reale se qualche dispositivo è spento.
Voglio che sia io che il cliente possiamo avere un pannello con indicatori e alert se un dispositivo è spento. Ovic è il prodotto corretto per me? Questa è la domanda posta da Loris. E Loris, come abbiamo visto anche nella demo, mi verrebbe da rispondere sì, nel senso che tu, una volta che hai installato la sonda, hai in tempo reale la visibilità di ciò che è, di ciò che poi potrebbe cambiare nel futuro, ma anche una valutazione di quello che è stato nel passato. Sottolineo, quando tu hai detto voglio che sia io che il cliente possano avere un pannello con indicatori, anche qua è una soluzione per MSP multi-tenant, quindi tu puoi dare la possibilità al tuo cliente di controllare, monitorare e gestire la propria rete. Quindi tu avrai un overview di tutti i tuoi clienti. Il tuo cliente avrà un review solo delle sue macchine e di tutto ciò che viene rilevato dal suo colletto. Allora, sempre Loris, presumo si basi tutto su SNMP. Se disabilito SNMP sui dispositivi o configuro non come pubblica, Ovic cosa fa? Allora, corretto quello che tu dici, nella maggior parte quantomeno dei casi l'accesso è tramite SNMP, devi avere quindi le credenziali di accesso. Come dire, stiamo entrando in tecnicismi, parliamone magari offline, senza indugi, quindi sentiamoci poi, vediamo. Tra l'altro, vi metto a disposizione una licenza trial gratuita, posti le risposte alle tue domande, poi ci metti mano e vedi a livello pratico come avviene. Chiede a Lisa che differenza ci sia tra tunnel e remote browser. Beh, sono due tipologie diverse di accesso remoto al dispositivo. Mi viene da darti come risposta. Allora, vediamo. Vedo che non ci sono altre domande e ci stiamo avvicinando all'ora di pranzo, quindi vi ringrazio per la vostra partecipazione. Vi ribadisco l'invito a partecipare ai futuri eventi che avete appena visto, e buon lavoro e buon lavoro.